Partirei subito da una premessa, che non possiamo che rimanere sconcertati da subito per il fatto che in tutta la storia del pensiero filosofico occidentale esiste una imponente attività speculativa, attività di pensiero sulla morte dell'uomo, mentre la nascita, la natalità non sono mai, o meglio, quasi mai prese davvero in considerazione. Eppure non c'è nella nostra esistenza, nella nostra vita, soltanto un memento mori. Ricordati che devi morire. Anzi, come afferma giustamente un pensatore svizzero morto 2 anni fa, Hans Sahner, c'è piuttosto l'onnipresenza del memento nasci. L'onnipresenza del memento nasci. Festeggiamo il compleanno, festeggiamo l'onomastico, sono le uniche feste che durano tutta la vita per ogni singolo individuo. Chiaramente Sahner è un pensatore svizzero tedesco e nella lingua tedesca questo rapporto con la nascita è molto più evidente, perché appunto nascita in tedesco è Geburt e quindi il compleanno è der Geburtstag, cioè il giorno in cui si ricorda la nascita, la propria nascita. E anche l'onomastico è Gebusnames, quindi il giorno in cui si ricorda il proprio nome che ti è stato dato alla nascita. Quindi la lingua tedesca in questo è più efficace della lingua italiana a ricordarci che in ogni nostro compleanno, in ogni nostro onomastico, ricordiamo, siamo festeggiati noi, ma ricordiamo la madre, ricordiamo il padre, è un atto memoriale della madre, del padre, di chi ci ha portato la vita e chi ci ha dato anche un nome. L'identità civile di ognuno di noi, del singolo, è fissata proprio dal nome di battesimo, dalla data e dal luogo di nascita. E tutto questo in una comunità politica che è la nazione, nazione che proviene anch'essa da nasci, da nascere, e significa anch'essa, ancora una volta, in origine, nascita. Non solo l'intera storia del pensiero occidentale, ma anche in particolare il panorama filosofico del Novecento che abbiamo direttamente alle nostre spalle, è dominato da un ritorno imponente della tanatologia filosofica, con molti protagonisti, uno su tutti, Martin Heidegger, ma anche Max Scheler, anche Jankelevich, anche Landsberg, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, tutti pensatori che hanno portato importanti riflessioni, belle riflessioni sul tema della morte. Con un riscontro anche sul piano teologico con Karl Rahner, chi gentilmente mi ha introdotto, ricordava, mi ha riportato alla mia giovinezza, la mia prima tesi di laurea a Bologna e il mio primo libro, che era sulla morte, come vedete, nella mia parabola anche personale, il mio primo libro è sulla morte, adesso che sono molto meno giovane, ovviamente, mi sono dedicato negli ultimi 5 anni alla riflessione sulla nascita, alla realizzazione di quel volume che è stato citato, ma anche altri testi. Ma oltre a Rahner, anche Gresacke, Boros e molti altri. Quindi interpretazioni spesso anche molto diverse, anche molto dissonanti della morte, ma che tutte hanno portato in evidenza l'identikit, lo statuto esistenziale dell'esserci umano, dell'umano esistente, come essere per la morte, secondo la celeberrima definizione di Heidegger. Sein und Tod, l'uomo è l'essere per la morte. Però, soprattutto a partire dalla seconda metà del Novecento, possiamo dire, e ancor più adesso anche agli albori di questo nuovo secolo, come un fiume carsico, in modo indubbiamente meno imponente, è andato però anche affermandosi anche un paradigma alternativo, non più focalizzato sulla morte, ma piuttosto appunto sulla nascita. Non più quindi al centro lo statuto esistenziale dell'uomo come essere per la morte, ma come essere per la nascita. Bene, i protagonisti su tale terreno, su questo relativamente a questo cambiamento di paradigma, sono in chiave negativa, cioè ovvero
con giudizi stroncanti sull'evento della nascita, colta come una vera e propria tragedia esistenziale. Sono in modo particolare Emil Cioran e Gunther Anders. Emil Cioran, questo scrittore, pensatore, che ha scritto un celeberrimo testo, tradotto anche in italiano, L'inconveniente di essere nati. Il terribile inconveniente dell'essere nati. E anche Gunther Anders, che è stato anche il primo marito di Hannah Arendt, che poi sulla nascita avranno posizioni molto diverse. In chiave positiva, cioè con una lettura davvero originale, feconda dell'evento della nascita, troviamo il pensiero femminile contemporaneo. E il fatto che le donne non siano più escluse dal mondo filosofico, che siano entrate prepotentemente nella seconda metà del Novecento e anche all'inizio del nostro secolo, siano entrate protagoniste anche in ambito filosofico, questo indubbiamente ha portato una particolare attenzione al tema della nascita. Vi dicevo, troviamo il pensiero femminile soprattutto con due grandi pensatrici della nascita, che poi sono state anche le pensatrici che mi hanno portato anche a riflettere su questo tema. Hannah Arendt, come dicevo, e Maria Zambrano. Hannah Arendt, questa filosofa, due donne anche dell'esilio, perché tutte e due sono donne che hanno vissuto una vita terribile, perché Hannah Arendt, ebrea, ha dovuto fuggire dal nazismo e quindi poi si è rifugiata negli Stati Uniti, si è salvata. E Maria Zambrano, filosofa spagnola, che anche per il suo impegno politico ha dovuto fuggire dalla Spagna, era contro Franco, contro la guerra che portò poi alla fondazione di Franco, e quindi visse permanentemente in esilio tra dalla Spagna, l'Italia, fuori dalla Spagna, in Italia, in Francia, in Svizzera, in America Latina. Però non sono solo grandi donne pensatrici della nascita, c'è anche un contributo maschile. Abbiamo molti pensatori della nascita nell'area francese, tra cui cito uno su tutti, Michel Henry, che ha scritto un bel testo dal titolo Fenomenologia della nascita. Abbiamo anche bei riferimenti al tema della nascita in Emmanuel Levinas, che tutti conosciamo come filosofo del volto, ma in Levinas c'è anche un'attenzione al tema della nascita. E di non minore rilievo è il contributo anche su tale tematica di un filosofo che ho già citato, irregolare e difficilmente inquadrabile, come Hans Sanner, autore di un libro di cui ho curato l'edizione italiana, un libro molto bello, Nascita e fantasia, questo è il titolo, Nascita e fantasia, sulla naturale dissidenza del bambino. Però il pensatore ancora vivente, che più di ogni altro ha dedicato un'attenzione davvero squisitamente teoretica all'evento della nascita, è il filosofo tedesco ancora vivente Peter Sloterdijk. Si pronuncia Sloterdijk anche se si scrive, perché non è un tedesco, non di origine tedesca. È un pensatore molto noto in Germania, un po' come presente anche nelle televisivi, quindi appare nei caffè televisivi serali, quindi questo tema della nascita ha avuto anche una forte irruzione anche nel dibattito pubblico in Germania. Dopo questa premessa vorrei porre quindi al centro un primo elemento, che è anche un imperativo per tutti noi e per tutte voi. Superare l'oblio della nascita. Superare l'oblio della nascita. Quindi c'è una questione scarsamente considerata dalla nostra tradizione culturale ed è appunto l'atto che inaugura e dà origine alla stessa esistenza umana, appunto la nascita. Ci troviamo dinanzi a un vero e proprio oblio della nascita. Qualcuno penserà che si tratta di una domanda da salotto filosofico, ma il fatto stesso che avete promosso questi incontri avete colto l'importanza in realtà di questo tema. Tutt'altro, l'urgenza di una tale riflessione, come ha scritto anche un mio amico Claudio Tarditi, si è letteralmente imposta, lo afferma Tarditi in chiave autobiografica, dinanzi all'ecografo che registrava i primi battiti cardiaci di sua figlia. Ben prima del parto, cioè, prima del suo ingresso nel mondo, lei si muoveva,
rispondeva a certi stimoli, luminosi per esempio, interagiva profondamente col corpo materno, era viva. In qualche modo era già lei, era già nata, anche se formalmente non era ancora venuta al mondo. Ora, un'esperienza del genere ci pone forse dinanzi alla necessità, all'urgenza di un ripensamento profondo della definizione più comune della nascita come venuta al mondo, perché c'è anche una nascita prima della nascita. Che cosa significa dunque nascere davvero? E qual è il senso originario? Si tratta forse di un falso problema? Di un'ovvietà priva di interesse? Oppure, in fin dei conti, rappresenta uno dei grandi assenti dalla riflessione filosofica e anche teologica? Beh, a tutto ciò si potrebbero muovere essenzialmente due fondamentali obiezioni. La prima, ma trattare il tema della nascita, chiave filosofica, non rischia di portare a forme di vuoto sentimentalismo, a dimensioni evocative, puramente biografiche? Questa è la prima obiezione. La seconda, la questione della nascita non è già sul tavolo in ambito filosofico? Non è forse il terreno di ricerca di chi si occupa di bioetica? Beh, sono due obiezioni che io ritengo entrambe parziali e fuorvianti. Nel primo caso, per la prima obiezione, potremmo chiederci: è davvero possibile porsi il problema della nascita ponendosene a distanza, prescindendo cioè dal fatto incontrovertibile che tutti siamo nati? In altre parole, non ci troviamo noi tutti già da sempre in una certa situazione affettiva nei confronti della nostra nascita? Così come in rapporto alla nascita dei nostri figli, figlie, dei nostri fratelli, sorelle, o più in generale tutte quelle nascite di cui siamo stati e siamo testimoni? Quindi, più che di vuoto sentimentalismo, io credo che si debba parlare piuttosto di radicamento affettivo della domanda sulla nascita. Radicamento affettivo della domanda sulla nascita. Per quanto riguarda la seconda obiezione, è indubbio che la realtà della nascita è assolutamente, fortemente presente nel dibattito filosofico pubblico più recente di carattere bioetico. Indubbiamente i risultati conseguiti su questo terreno sono rilevanti, così come anche l'elaborazione teorica, ma a questi livelli semplicemente non ci si interroga specificamente sul fenomeno stesso della nascita, perché non è un tale fenomeno a costituirne il campo specifico di indagine. Un esempio paradigmatico, quando uno apre l'enciclopedia filosofica più recente, più importante forse in Italia, quella edita da Bompiani, alla voce nascita, redatta da Roberto Mordacci, un collega professore di filosofia morale, bene, alla voce nascita ci si sofferma esclusivamente sugli aspetti e sulle implicazioni bioetiche del nascere, ma non c'è nessun accenno in questa voce di enciclopedia al significato dell'evento nascita in quanto tale. Del resto, l'approccio bioetico, per quanto sia di carattere generale, cioè un discorso valoriale, un discorso assiologico, o comunque un discorso sui principi dell'etica da applicare alle questioni della vita, oppure sia di carattere speciale, ovvero dedicato alle grandi questioni come l'aborto, come la sperimentazione genetica, come
come i metodi di fecondazione assistita, come la maternità surrogata, eccetera, oppure anche clinico, esami dei casi clinici problematici per orientare la prassi medica, tutte cose importanti indubbiamente, ma non si soffermerà mai sul senso dell'evento nascita. Come dice Sloterdijk, sarà una forma di ginecologia positiva, ma oltre alla ginecologia positiva c'è una ginecologia negativa, negativa nel senso che altra da quella positiva, che dove si radicano le domande fondamentali sul senso del nascere. In altri termini, lo statuto epistemologico della bioetica individua sul campo d'indagine, individua sul campo d'indagine nei principi, nei valori che determinano le scelte dell'individuo nei confronti delle possibilità introdotte dal progresso tecnico-scientifico, però esclude, possiamo dire de iure, solo di fatto, ma de iure, qualunque riflessione sul senso esistenziale del nascere in quanto tale. E quindi proprio la filosofia tocca il compito di chiarire il significato profondo della nascita. Il significato profondo di questo evento del tutto particolare che segna lo statuto dell'umana esistenza. E vengo a un secondo punto che mi pare importante segnalare. Uomini natali o uomini mortali? Noi siamo uomini natali o uomini mortali? La domanda è retorica, avete intuito, ma ugualmente vi rispondo. La nascita è dunque per tutti l'esperienza straordinaria, unica dell'accesso all'umano. Eppure, come dicevamo in esordio, la nascita non è stata pensata filosoficamente dal pensiero occidentale, almeno fino alle pensatrici e ai pensatori che in precedenza vi ho segnalato. Prioritario, dicevamo, non solo nel Novecento, è da sempre il pensiero della morte. Emblematica in tal senso appunto la posizione di Heidegger, di Martin Heidegger, dove ci troviamo dinanzi a un vero e proprio oblio di un'effettiva analitica della nascita. E mi pare illuminante, in tal senso, un solo passaggio contenuto nell'opera magistrale di Heidegger, Sein und Zeit, essere e tempo. Quando Heidegger scrive, l'esserci è stato assunto come tema esistente, è stato assunto come tema solo nel suo esistere in avanti. Cosa vuol dire questo esistere in avanti? In avanti, cioè in direzione della morte, trascurando tutto ciò che era stato anteriormente, ovvero appunto il nostro nascere. La nascita non è dunque oggetto d'attenzione, data l'impossibilità, in questo caso dal punto di vista di Heidegger, di farsi carico dell'inizio della nascita da parte di una esistente, di un esserci totalmente preoccupato e orientato al suo avvenire, preoccupato della morte, e quindi da dedicarsi completamente, da dimenticarsi completamente del suo passato originario originante, che è appunto la nascita. Ugualmente esso finirà solo perché venendo al mondo, può finire, può morire, solo perché venendo al mondo ha incrociato nella nascita il primo di tutti gli inizi, l'esordio per tutti gli esordi. E una pensatrice come Adriana Cavarero, pensatrice anche molto femminista, però che ha proposto alcuni testi molto interessanti su questa tematica, non solo la tematica della nascita in sé, ma ha affrontato spesso anche nei suoi testi anche il tema della nascita, scrive questo. Rispetto alle due condizioni ontologiche fondamentali dell'essere umano, che sono la nascita e la morte, che sono l'inizio e la fine, la metafisica, lungi dal considerare interessante e fondativa la nascita,
la ignora totalmente e misura, qualifica, definisce l'essere umano a partire dalla morte. Nella lingua greca, fin dall'inizio, fin da Omero, gli uomini sono chiamati immortali per contrapporli agli dèi, ai divini. Gli uomini sono chiamati immortali. E questo significa definire gli esseri umani solo per la loro condizione di finitezza, di contingenza, di morte, per l'angoscia di sparizione e non anche per il loro essere venuti al mondo e venuti alla vita. Immortali, quindi, e non come invece dovrebbe essere anche i natali. Ecco, se servirà qualcosa a questo mio intervento, utilizzate questa vostra autodefinizione. Indubbiamente siamo, siete tutti mortali, ma cominciate ad autodefinirvi, noi siamo i natali, siamo anche i mortali. E quindi per ciascuno di voi sono natale, non perché mi chiamo Natale, sono natale e non solo mortale. Occorre appunto riuscire a realizzare questo cambio di paradigma. In realtà occorre relazionare correttamente morte e nascita, mentre troppi commettono l'errore di considerare la morte come l'opposto della vita, dimenticando che l'opposto della vita è la nascita, non la vita. La vita è un fiume, è un fiume. La nascita è la sua sorgente, la morte è la sua foce. Entrambe, nascita e morte, non sono che soglie nel destino dell'umano. Umberto Eco proponeva una singolare dialettica tra nascita e morte a partire da un'esperienza originale, umana originale, che per Umberto Eco, che non veniva da Trento ma da Alessandria, è quella della nebbia. A Trento non conosciamo la nebbia, solo dobbiamo inoltrarci fino a Verona per conoscere la nebbia, ma Umberto Eco, che era appunto originario di Alessandria, la nebbia, conosceva la nebbia, l'esperienza della nebbia. Un'esperienza, quella della nebbia, ambigua e rivelatrice, perché inoltrarsi nella nebbia è l'illusione, insieme fascinosa e inquietante, di tornare allo stato prenatale, di tornare all'utero protettivo, di eludere la morte. Ma la nebbia d'improvviso finisce e ritorna la luce. E gli uomini, in certo qual modo folli, vogliono quel venire, quel ritorno alla luce che li condurrà fatalmente alla morte. Ma vi cito questo passaggio di Eco che è molto suggestivo. Nella nebbia sei a riparo dal mondo esterno. La nebbia è uterina, ti protegge. Legioni di esseri umani desidererebbero tornare nell'utero. La nebbia ti realizza questo sogno impossibile. La nebbia ti concede una felicità amniotica. Hai la sensazione che forse un giorno uscirai dalla vagina e dovrai affrontare il mondo, ma per il momento sei salvo. E siccome la nascita è l'inizio del percorso che ti porterà inesorabilmente alla morte, la nebbia è la garanzia, ahimè, una garanzia virtuale, che alla morte forse non perverrai. Basterebbe fermarsi lì, ma proprio perché non sai dove sei, nella nebbia tendi a muoverti per uscirne, che è stolida follia e folle stupidità. Chi ha l'avventura di starci vuol venirne fuori. Per questo tutti gli uomini sono mortali e la luce uccide la nebbia. Il rapporto tra nascita e morte è anche caratterizzato da un aspetto particolare, cioè dallo status comune della nudità. Veniamo al mondo nudi e scompariremo dal mondo ugualmente nudi. La nudità genera così sia imbarazzo che fascino in quella decisiva esperienza della nudità che costituisce l'atto sessuale, fascino per il ritorno alla nudità costitutiva, timore per la morte. Illustra molto bene una tale situazione Edoardo Albinati, che ha vinto anche, scrittore, che ha vinto anche il premio Strega,
pare Strega, non ricordo quale dei premi, ma un premio letterario importante, col suo libro La scuola cattolica, quando scrive: la nudità la ritroviamo in tre momenti decisivi, nascita, atto sessuale e morte. Il corpo morto è nudo anche se avvolto nel sudario o sotto l'abito con cui lo si seppellisce. La morte stessa non è altro che una forma finale di nudità che replica in modo raccapricciante quella della nascita. Una volta cacciati dall'Eden e spinti a forza nel mondo, la nudità avrà perduto il suo splendore, la sua innocenza, sarà ombreggiata da un elemento drammatico, sarà per così dire orlata dalla morte. Forse per questo, e solo per questo, è oscena e dunque proibita. Il naturismo e il nudismo sono ingenui, dice Albinati, sono ingenui, ipocriti, tentativi di ritornare all'origine ormai inattingibile, cancellando quell'ombra, fingendo che non ci sia alcun segreto, alcuna vergogna, che quella del vestirsi sia solo una sciocca convenzione. E noi ci precipitiamo anche a vestire il morto, per la sua nudità ci preoccupa, oltre che a vestire il nato. Dicevo all'inizio che noi festeggiamo il nostro compleanno e il nostro onomastico. E quindi, oltre che nascere fisicamente, si nasce anche nominativamente. Si nasce come figli e figlie chiamati per nome. Questo tema del nome è un tema che ho affrontato anche in altri testi, è un tema molto importante. Perché? Perché l'evento della nascita illumina il fatto che ogni nuovo nato è un singolo. Un singolo che viene al mondo con la sua identità, con la sua unicità, con la sua irripetibilità. Nessuno di noi è replicabile, nessuno di noi è surrogabile. E quindi l'evento della nascita non appartiene soltanto al ciclo biologico della riproduzione, ma instaura un legame generativo tra i genitori e il figlio e la figlia. Il dare la vita e la nascita è anche sempre un chiamare per nome, consacrato poi di fatto con l'assegnazione al neonato di un nome proprio e anche di una appartenenza specifica con il cognome, che ti rinvia a una stirpe, a una... Pensate anche nel Vangelo, l'importanza della genealogia, no? L'importanza del risalire la genealogia. Ogni figlio è in tal modo riconosciuto, proprio grazie a quel nome e cognome, riconosciuto grazie a quel nome e cognome nella sua unicità irripetibile, mai appunto duplicabile o surrogabile. E come voi vedete bene, cogliete bene, a ciò fanno da contrasto illuminante proprio i figli non riconosciuti, che ci sono e non ci sono, esistono ma non esistono. I figli non riconosciuti, quindi ancora senza nome e cognome, rimasti mero frutto di una riproduzione, ma non ancora di un atto pienamente generativo. Almeno finché non saranno a loro volta riconosciuti da altri, con l'adozione. Altri che li riconoscono con l'adozione, altri che non sono partecipi dell'atto procreativo, ma sono ugualmente pienamente generativi. I padri adottivi, le madri adottive che adottano, le madri che adottano, i padri che adottano sono ugualmente generativi. Il grande filosofo francese Paul Ricoeur illumina puntualmente questo fenomeno della generazione e della conseguente anche filiazione come riconoscimento di ogni essere che viene al mondo nella sua peculiarità, unicità davvero irripetibile. Scrive Paul Ricoeur: la mia nascita ha fatto di me un oggetto senza prezzo, un oggetto fuori prezzo, una cosa al di fuori del commercio ordinario. Il progetto parentale da cui provengo ha trasformato la statica del quadro genealogico
in una dinamica istituente che si scrive nella parola trasmissione. Insomma, perché sono stato riconosciuto figlio o figlia di, mi riconosco come tale e a questo titolo io sono questo inestimabile oggetto di trasmissione. Addirittura per Ricoeur, il nuovo nato, privato di approvazione, è come se non fosse mai nato, è come se non esistesse. E adesso un altro passaggio che è molto importante, che titolerei così: chi nasce viene generato da altri, la nascita e legami relazionali. Nascita e legami relazionali. Vedete, lo slittamento filosofico dalla morte alla nascita, da una centratura sulla morte a una centratura sulla nascita, ha una grande conseguenza, perché porta a una vera e propria demolizione, smantellamento della logica autoaffermativa, individualistica, solipsistica dell'io, per accedere invece a una nuova dimensione dell'umano e dell'umano esistere come relazione originariamente intersoggettiva e dialogica. Noi siamo nati in un grembo, cordone umbilicale, eravamo nati in un vincolo, siamo nati relazionati in un vincolo, su questo Schlüter scrive cose bellissime, ma da questo vincolo ci ha strutturati come esseri vincolati, e che famelici di vincoli, famelici di relazioni in tutta la nostra esistenza. E quindi la nascita, con la nascita e grazie alla nascita, si evidenzia l'insensatezza, il delirio, direbbe Zambrano, dell'individualismo. L'insensatezza dell'individualismo. Perché chi nasce non si mette al mondo da solo. Mi ha messo molto al mondo da altri, meglio da quell'altra, unica, ripetibile, la madre, con quel nome, con quel cognome, con quella storia di vita nella sua estrema singolarità. E poi anche da altri, tutti quelli che hanno un vincolo di prossimità, in questo fortissimo progetto di accudimento che è la nascita, che non è solo, che richiede un accudimento non solo per pochi momenti, ma addirittura per molti anni. Questa prima e costitutiva relazione risulterà determinante per tutto il resto della vita. Allorché nasciamo, e siamo noi indubbiamente a nascere, compiamo in realtà un'azione che non agiamo, un paradosso, ma ve lo pontiro, è un'azione che non agiamo. Siamo certamente noi a nascere in quel giorno, che costituisce la nostra data di nascita, con quel nome che ci è stato dato, giorno e nome che ci accompagneranno per tutto il resto della vita, identificandosi in tutti i documenti ufficiali che dovremo esibire. Noi siamo però venuti al mondo con un'azione che qualcun altro ci ha fatto compiere, tirandoci fuori dal grembo di nostra madre, aiutandoci a nascere effettivamente. E quindi ogni uomo, vedete, allora è dato davvero a se stesso solo e grazie all'essere messo al mondo da altri. È dato davvero a se stesso solo e grazie all'essere messo al mondo da altri. Dalla madre in primis, ma anche dal padre. Quindi da sempre ogni essere umano è posto in un modo né contingente né provvisorio, è posto nella condizione di figlio. La nostra dimensione di filiazione ci apparterà fino all'ultimo istante della nostra esistenza. Rimarremo figli e figlie, anche se la madre non ci sarà più, anche se il padre non ci sarà più, ma il nostro statuto filiale è uno statuto qualificante, usando una parolona della filosofia, è uno statuto ontologico. Noi siamo strutturalmente, ontologicamente figli, perché generati da altri e non semplicemente frutto biologico di un atto riproduttivo. E quindi ciò lo colloca fin dall'origine in uno status relazionale. Grande pensatore ebreo, pensatore della relazione, del dialogo, dell'incontro, che è Martin Buber, filosofo dell'io tu,
scrive che afferma che nella vita prenatale c'è un rapporto simbiotico, un legame naturale con la madre, che andrà poi ritrovato nella relazione pienamente consapevole io-tu con gli altri esseri umani. Nel grembo impariamo qual è la logica della vita autentica, la logica relazionale. Solo che il grembo materno è una logica naturale, dice Buber, è un legame naturale, che andrà poi ritrovato nella relazione pienamente consapevole, io-tu, con gli altri esseri umani, trasformando quel legame naturale in un autentico legame relazionale, un autentico rapporto io-tu. Scrive infatti Buber, vi regalo questa bella citazione, la vita prenatale del bambino è un puro legame naturale, scambievole flusso, reciprocità corporea. Qui in modo peculiare l'orizzonte vitale dell'essere che si sta formando appare segnato in quello dell'essere che lo porta, la madre. La natura mondana di questo legame è tale da suscitare lo stesso incanto dell'incompiuta decifrazione di un'iscrizione preistorica. Passaggio veramente fulminante finale di Buber. Infatti nel linguaggio mitico ebraico si dice che nel grembo materno l'uomo conosce l'universo e lo dimentica la nascita, e quindi tutta la nostra vita sarà ritrovare quella iscrizione che abbiamo appreso nel grembo, e questo legame rimane impresso come misteriosa immagine di desiderio. Certo, come voi ben sapete, intuite il prezzo da pagare per passare dal legame naturale nel grembo al legame spirituale e relazionale io-tu e quella separazione che accade in modo improvviso, in modo catastrofico, la separazione dalla madre naturale. Al figlio dell'uomo, scrive Buber, è dato del tempo per passare dal legame naturale che va perdendo al legame spirituale con il mondo, cioè alla relazione. Anche per un pensatore che, almeno quando l'abbiamo incrociato a scuola o nei nostri libri o nei nostri studi liceali, come Hegel, che pare un pensatore molto astratto, in realtà Hegel si è fortemente interessato al tema della nascita. E anche per Hegel la vita fetale, ovvero il periodo di permanenza del nascituro nel grembo materno, rappresenta una dimensione in cui il bambino non ancora nato non ha alcuna vera e propria individualità autonoma. In modo particolare, dal punto di vista fisiologico, è una sorta di appendice della madre, da cui riceve il nutrimento essenziale alla sua sopravvivenza, in un flusso continuo, quasi allo stesso modo in una pianta. Per questo, per Hegel, tale realtà vitale è sì vita, ma lo è allo stato meno elevato, ovvero per l'appunto vita vegetale. E anche sul piano spirituale, dice Hegel, la dipendenza del nascituro dalla madre è totale e l'anima del feto trova il suo sé, di cui in se stessa ancora priva, soltanto in quello della madre. Quindi l'esistenza di ogni individuo inizia dunque in questa peculiare condizione di fusionalità indeterminata e indifferenziata della diade madre-bambino. E per qualificare ulteriormente questa mancanza di indipendenza del nascituro nel grembo, per qualificare questa totale dipendenza dalla madre, Hegel utilizza l'espressione genio. Anche qui, questa bellissima espressione di Hegel, così ve la segnate per sempre: la madre è il genio del bambino, dice. La madre è il genio del bambino, intendendo però genio nella sezione originaria di nume tutelare, in grado di guidare e animare l'individualità fetale nella sua immediatezza. La madre è il genio del bambino. E ciò, ancora una bellissima espressione di Hegel, va a determinare tra madre e nascituro quello che Hegel definisce come un rapporto magico. Tra madre e nascituro c'è un rapporto magico, derivante dal fatto che per il nascituro, nel grembo materno, la totalità del sentimento ha come proprio sé una soggettività distinta dalla propria. Quindi
un'unità che è insieme corporea, psichica, spirituale, un'unica soggettività per due individui, un'unità d'anima ancora indivisa, in cui la madre, come genio del bambino, è di fatto l'unico sé dei due. L'anima del nascituro deve ancora essere completamente sorretto, diceva Hegel, dall'anima della madre, non essendo ancora il feto portatore di un proprio sé autonomo e autosufficiente. Quindi questo rapporto della madre con il nascituro appare di primo acchito un che di prodigioso per l'intelletto, per Hegel, scrive Hegel, che fatica a cogliere il senso di questa unità assoluta, di ciò che rimane pur sempre segnato dalla diversità. E vi cito questo passaggio di Hegel: questo rapporto madre-bambino ha qualcosa di prodigioso per l'intelletto, incapace di concepire l'unità di ciò che è differente. Qui infatti scorgiamo, sembrano molto belle queste espressioni hegeliane, un immediato vivere l'uno nell'altro, un immediato vivere l'uno nell'altro. Ein unmittelbares in ein anderleben, un immediato vivere l'uno nell'altro. Ancora, sempre Hegel, una indivisa unità d'anima di due individui, un getrennte Seelenheit, dei quali l'uno è un sé effettivo, la madre per se stesso essente, mentre l'altro almeno ha almeno un essere per sé formale, e si avvicina sempre più all'effettivo essere per sé con il procedere della gravidanza e con l'avvento effettivo della nascita. Quindi c'è invece un peculiare elemento per Hegel che nell'ottica filosofica rende meno problematica, più comprensibile una tale situazione. Il nascituro nel suo status di passività non oppone né può porre alcuna effettiva resistenza alla madre. Ecco, Hegel parla di questo stato di passività, è un tema anche di Maria Zambrano. La passività non è sempre negativa, dovremmo forse imparare anche il senso della feconda, beata passività. Noi spesso siamo preda di un attivismo frenetico. Per la considerazione filosofica, questa indivisa unità d'anima tra la madre e il bambino non implica qualcosa di inconcepibile, in quanto il sé del bambino non può ancora opporre la minima resistenza al sé della madre, ma è completamente aperto all'immediata influenza dell'anima della madre. Quindi Hegel vuole evidenziare la potenza dell'influenza materna sul feto, dovuta certo anche all'impossibile resistenza ad essa da parte del feto, ma anche al radicale cambiamento di status della donna incinta, ormai trasformata e privata della precedente vita autonoma. Bene, questo rapporto così intenso con la madre, poi anche successivamente con il padre, che effetto avrà su figli adulti e magari anche lontani? Che relazione è possibile tra genitori e figli che magari per svariate circostanze non si sono mai neppure realmente conosciuti? Per Hegel rimane quella che lui chiama una sorta di eredità magica, seppur a livello inconscio, che determinerà una reciproca attrazione anche negli anni futuri, venturi, o in un incontro sopravvenuto e imprevisto tra magari genitori e figli che non si erano mai conosciuti. Cioè sentiranno a livello subconscio un'attrazione reciproca. Bene, questa raffinata analisi hegeliana della relazione madre-bambino, di cui vi ho dato solo qualche cenno, che la vita, si realizza nella vita intrauterina, è davvero significativa e con non irrilevanti implicazioni. Il rapporto simbiotico del feto con la madre segnerà l'identità del bambino stesso. Ciò vuol dire che la rappresentazione del reale nel nuovo nato e con conseguenze evidenti anche nella vita adulta, ha sempre bisogno dell'altro. Il bambino dovrà prima soggiornare nella madre per poter metabolizzare lo spazio simbolico. In tal senso la madre è davvero il genio del bambino.
bambino, il genio del bambino, che crea le condizioni per mettere il bambino in relazione con il reale. E la madre quindi assume in tal modo una primaria funzione mediatrice e conduce il nuovo nato alla forma vitale primaria di intuizione e di appropriazione della realtà. Per Hegel quindi la costituzione della soggettività del bambino non è mai autonoma, ma è sempre mediata dall'altro. Coscienza e libertà del nuovo nato emergono da questa originante relazione simbiotico-comunicativa. Per tutta la vita la coscienza dovrà rammemorare questo itinerario di riconoscimento grazie alla relazione con l'altro e solo così il soggetto perverrà all'autocoscienza di sé e al modo del suo essere divenuto. L'io è dunque rapporto con l'altro, questo ci insegna la nascita. E questo emerge fin dal feto, fin dall'essere nascituro, in questa relazione madre-figlio strutturante, qualificante in un tale inderogabile Mitsein, inderogabile con essere. È una relazione dell'anima a caratterizzare la condizione prenatale del bambino nel ventre materno. Una relazione che andrà a caratterizzare l'identità e il futuro del bambino stesso. Una volta nato, potrà affacciarsi al mondo con un patrimonio donatogli non soltanto di carattere genetico, in tese del DNA o biologico, ma spirituale. Il bambino, scrive Hegel, possiede già un patrimonio non solo biologico, ma spirituale. Bene, questa relazione simbiotica radicale con la madre verrà frantumata dalla nascita, che Hegel definisce con un'espressione molto forte Ein ungeheurer Sprung, cioè un salto inaudito, un salto prodigioso. La nascita non rappresenta, a suo dire, semplicemente un compimento dello sviluppo del feto senza soluzione di continuità. Nascere, il nuovo nato, determina un vero e proprio sprung, salto, anzi, un salto appunto prodigioso, ein ungeheuer Sprung, inaudito, immenso. Perché un salto? Perché la nascita lo realizza questo salto a diversi livelli. Si passa dall'uniforme affluire dell'ossigeno al compresso processo della respirazione intermittente che implica inspirare ed espirare aria. C'è una grande filosofa, di cui è uscito anche in italiano adesso, un bellissimo testo dal titolo Nascere, che è Lucy Rigaret, che dice appunto che l'iniziazione al respiro, da cui che ha inizio la nostra vita, dà un senso, un volto e una cifra a tutta la nostra esistenza. Noi siamo esseri respiranti, che respirano. Il respiro non è solo un atto biologico, è un atto vitale ed esistenziale. Quindi si passa dalla nutrizione a flusso continuo, al nutrimento singolarizzato e programmato, dal colore omogeneo alle temperature diverse, caratterizzato dal caldo o dal freddo. In modo ancora più significativo, la nascita rappresenta il salto dal buio alla luce, per cui si dice non a caso venire alla luce, dall'acqua all'aria. In rapporto al mondo, la nascita implica un salto dalla indifferenziazione chiusa al mondo, agli incontri oggettuali nell'apertura al mondo. E propriamente il salto dal chiuso e protetto ambiente intrauterino al mondo culturale, sociale e soprattutto etico. Un salto dal mutismo all'uso progressivo della voce, a partire dal grido con cui uno di noi è nato e con il conseguente apprendimento della lingua. Vedo, avrei molte cose da dirvi, ma il tempo scorre, quindi vorrei andare a un ultimo punto conclusivo, anche perché, come diceva chi mi ha preceduto, anche all'inizio ci collochiamo in un contesto particolare, quindi forse è bene parlare oltre che della nascita anche della rinascita. E qui, per parlare di rinascita, utilizzo il grande magistero di questa straordinaria donna, che è Maria Zambrano, che ha molto sofferto, come dicevo, ha sofferto 40 anni di esilio, ha sofferto anche la dolorosa presenza della sorella, che era stata torturata
dai nazisti, e quindi che viveva con lei, e quindi con dolori, con incubi terrificanti, con dolori terribili, perdita del marito, nella guerra, quindi una situazione, ha vissuto situazioni molto dure, quindi le parole di Maria Zambrano penso possano essere illuminanti anche in questa nostra situazione particolare. Bene, per Maria Zambrano ogni nascita umana è un'alba. In questa fase conclusiva, con questo ultimo punto, abituatevi anche al linguaggio di Maria Zambrano, che è un linguaggio che è coerente con quella che lei chiama la sua ragione poetica, quindi è un linguaggio che ha una evocatività anche poetica. Ogni nascita umana è un'alba, e questo dice insieme il travaglio doloroso del parto e l'irrompere violento della luce. L'alba dell'uomo, scrive Zambrano, laddove apparve per la prima volta, apparve come un'aurora, come una ferita da cui filtra come sangue la luce della creazione. L'alba, afferma Zambrano, è l'ora più tragica del giorno. Perché è l'ora più tragica del giorno l'alba? Perché dall'apparente riposo della notte, del sonno e della sospensione dell'oscurità si fa poco a poco strada con sempre maggiore virulenza l'irrompere della luce, una luce che appare come una ferita che si apre nell'oscurità. Uno squarcio non privo di violenza, come avviene anche in ogni parte. L'alba veicola sempre incertezza, così come sarà per la nascita e per il futuro del neonato. Per l'alba è come se l'oceano del tempo e della luce si affacciasse completamente in bilico tra lo straripare e il prosciugarsi. Per chiara che sia, l'alba è sempre indecisa. Così l'alba dà la certezza del tempo e della luce e l'incertezza di quanto il tempo e la luce porteranno con sé. Accade a noi tutti i giorni quando ci svegliamo in questi giorni terribili. Anche se voi in Umbria siete più fortunati che quanto lo siamo noi. L'alba è la rappresentazione più indovinata che l'uomo può fare della propria vita, per Zambrano, del proprio essere nella vita. Perché anche l'essere dell'uomo albeggia sempre, questione molto efficace di Zambrano. Dinanzi all'alba l'uomo si trova con sé, dinanzi a sé, in quel suo avviarsi a straripare, ad occultarsi, in quella sua indecisa libertà semisognata. E dinanzi all'alba sua, a quella del suo giorno natale, si sveglia andandolo incontro, come Don Quixote si mette in cammino all'alba. Zambrano ripropone spesso una frase di Calderon della Barca che suona così, tratta da un testo di Calderon della Barca dove la protagonista muore di parto e la vita è sogno. Qui Calderon della Barca scrive: dunque il peggior delitto per l'uomo è quello di essere nato. Anche Zambrano, anche Maria Zambrano proclama che essere nati è una tragedia, anzi l'unica tragedia. Però non si ferma a questo, perché poi dice di sì alla vita. Soprattutto nel caso in cui la vita che segue la nascita naturale venga in qualche modo riscattata dalla vita che segue un'altra nascita, la nascita spirituale. Se quindi l'unica vera tragedia è l'essere nati, il vero delitto del nascere, si chiede Zambrano, è forse non essere accontentati di essere semplicemente creati, l'aver bramato di nascere? Nascere non è semplicemente essere creati, richiede la partecipazione della creatura. In tal senso sì, è un vero orrore la nascita, un vero orrore la nascita. Eppure immediatamente a ridosso di una tale affermazione, tragica, pessimistica, troviamo in Zambrano un rovesciamento. Notate queste bellissime parole. Che meraviglia nascere, poter quindi vedere il tutto, sentirlo come devono sentire l'aurora, le foglie che ricevono la rugiada. Sentirlo come devono sentire l'aurora, le foglie
che ricevono la rugiada. Aprire gli occhi alla luce sorridendo. Benedire il nuovo giorno, l'anima, la vita ricevuta, la vita, che meraviglia la vita. Dato che non siamo ancora nulla o siamo appena qualcosa, perché non sorridere all'universo? Perché non sorridere al giorno che avanza? Perché non accettare il tempo come regalo splendido? Un regalo di un Dio che ci conosce, che sa il nostro segreto, sa la nostra inutilità e non gli importa che non ci porta rancore. C'è un condensato in queste poche parole di Maria Zambrano straordinario. Nascere dunque per Maria Zambrano una ferita come le ogni alba, ma è anche una ferita da cui si delinea un essere di passione, un fuoco oscuro e indistinto che anche venire alla luce o il nascere della luce incarnato nell'aurora. Quell'aurora così delicatamente evocata dalla pensatrice con accenti mariani, lei sentiva anche una sorta di destino nel suo nome Maria, quindi le sue figure di riferimento nella sua singolare filosofia, la figura di Maria è una figura particolare. L'aurora virginale, pura rosa accesa, partorisce con dolore e umiliazione, è la Vergine cui non è dato concepire in forma completa, eppure dalla luce, la luce stessa che vediamo, poiché rende visibile, ostensibile, mistero recondito. Si dimenticherà sempre la lacerazione, la sofferenza dell'aurora, il suo parto, se non si tiene conto della notte, se la si vede unicamente come l'annuncio del giorno. Quindi l'aurora e l'alba, diversamente dal tramonto, recano sempre in sé il dramma della possibile incompiutezza. Ciò che accade per l'alba naturale si replica con la nascita, con l'alba umana. E qui è il punto che davvero importante. La nascita dell'uomo è sempre un esordio, la nascita dell'uomo è sempre un esordio segnato dall'incompiutezza e dalla strutturale fragilità. Noi nasciamo, ma non siamo mai davvero nati. E la nascita quindi è un obiettivo per tutta l'esistenza. Finiremo di nascere alla nostra morte. Il neonato segnerà con questa incompiutezza tutta l'esistenza, in tutte le tappe biografiche. Non siamo mai davvero compiutamente nati. La vita umana sarà per l'appunto un essere per la nascita, che è insieme però un essere per la rinascita. Un essere per la nascita, che è insieme un essere per la rinascita. Siamo sempre, in tutto il corso dell'esistenza, neonati. Ecco, dopo questo mio intervento, oltre ad essere natali, ricordate che siete dei neonati, siamo tutti dei neonati, chiamati a nascere, continuamente a nascere, continuamente a rinascere, a sfidare con sofferenza la luce che ci ha tolto dall'oscurità e che continua ad abbagliarci. Scrive Zambrano, l'uomo non è mai compiuto, non è mai compiuto, non è mai davvero nato. La sua promessa supera in tutto la sua riuscita. Continua la sua lotta costante, come se l'alba invece di avanzare si estendesse, si dilatasse e la sua ferita si aprisse più in profondità per dare modo a questo essere incompiuto, che siamo tutti noi, di nascere e di rinascere. Queste parole oggi hanno un significato perché stiamo sperimentando tutti questa ferita che ci costringe a un nuovo essere partoriti e partorirci. E come la luce dell'alba annuncia e profetizza la luce che sorgerà da lei stessa, che lei stessa sarà il suo compimento, l'uomo annuncia se stesso dal primo momento in cui appare. E quindi in tal senso l'uomo non nasce una volta soltanto. La sua completezza consiste nel fatto che il creatore ha lasciato la capacità, meglio l'ineluttabilità, di andare forgiandosi la propria vita. E non lo potrà fare se non possiede libertà, un granello di libertà per scegliere il meglio e perfino per errare. Perché siamo anche esseri che imparano nel fallimento. Bene, l'Occidente filosofico, andiamo veramente a concludere,
ha creduto e ha scommesso soprattutto sulla morte, piuttosto che sull'alba e sulla nascita. Ha fatto di una componente particolare della crisi dell'esistenza una sorta di categoria esistenziale assoluta. Ha disteso la morte sull'intera esistenza, come ha fatto Heidegger. Bene, per Zambrano, e anche per tutti voi, questo è un invito, un monito di Zambrano, ciò che invece deve estendersi all'intera vita è l'alba natale. Essa che deve essere continuamente ritrovata. Come scrive Zambrano, in questi anni si è creduto nella morte in quanto tale e chi è colpito da questa morte, anziché superarla, la estende tutto il resto. È come se in autunno gli alberi credessero che sia la natura intera a morire, invece di lasciar cadere le foglie secche e raccogliersi in attesa del ritorno della linfa la primavera successiva. Bene, le due cose stanno insieme. La morte e l'alba danno una crisi, ma l'alba ha più valore della morte. L'alba della condizione umana che si annuncia più e più volte e torna a riapparire dopo ogni sconfitta. Quindi la nascita per Zambrano è ciò che qualifica il destino esodale dell'uomo, il suo essere itinerante, lo è stato anche per una vita, con l'esilio, l'essere permanentemente profugo in esilio. Tappe itineranti che rappresentano sempre nuove forme di nascita, notate a partire da un incessante disnascere. Zambrano allinea tre espressioni: nascere, disnascere, rinascere. Perché disnascere? Cos'è il disnascere? E noi ci sentiamo arrivati, no? Come il ragazzo, che l'adolescente che vuol rimanere adolescente, non vuol disnascere la propria adolescenza per rinascere giovane. O così l'adulto. Cioè ogni fase della vita, ogni esperienza della vita, un innamoramento finito, fallito, oppure situazioni che ci stanno travolgendo come queste, in questi giorni, richiedono una disnascita. Certe cose ci sembravano ovvie, tranquille, rassicuranti, pacificanti, vengono travolte. Però noi dobbiamo, se non operiamo questo processo di disnascita, se vogliamo solo tornare a quello che eravamo prima, non ci sarà alcuna rinascita. Questa è la grande lezione di Maria Zambrano. Forme sempre nuove di nascita a partire da un incessante disnascere. Quindi l'esistenza umana in quanto tale è in una condizione di esilio che anela disperatamente il ritorno alla patria, all'origine placentare e rassicurante. L'uomo è in cammino, in un permanente intreccio di storie, ora sospese o compiute. Questa appunto è la dialettica raffinata di Zambrano tra il nascere, un fuoriuscire dal sicuro riparo della verità materna, segnato dalla vulnerabilità che tende alla pienezza, il disnascere come abbattimento dell'incrostazione, della cristallizzazione di una tappa raggiunta in cui ci si illudeva di poter finalmente abitare e autorassicurarsi, e il rinascere che rimette in moto la tensione alla meta della pienezza con una nuova nascita, che ha tolto il blocco in cui rischiava di paralizzarsi e di inebetirsi l'esistenza. L'uomo, quindi, per Zambrano è sempre affetto da una nascita incompleta insieme prematura. Ha una nascita incompleta. Non è mai nato e cresciuto interamente per questo mondo. Non è mai nato e cresciuto interamente per questo mondo perché non si incastra perfettamente in esso. E sembra che niente sia predisposto per lui. La sua nascita è appunto incompleta e così il mondo che l'aspetta. E noi dobbiamo finire di nascere interamente. Dobbiamo porci come obiettivo la nostra nascita completa. Deve nascere via via, lungo il corso di tutta la propria esistenza, fino a che egli possa davvero finire, sempre che sia possibile, di nascere interamente, ma questa nascita intera coinciderebbe con la morte.
Si chiede retoricamente Zambrano, vivere umanamente è andar nascendo e continuare a nascere. E allora bisogna finire di nascere per agire, parlare, per vedere ed essere visti, per giudicare ed essere giudicati, o invece bisogna parlare, giudicare, rinunciando a continuare a nascere come se si fosse trovato la fissità definitiva dell'essere proprio, dell'essere di tutte le cose e la loro visione? Se ci si blocca in una tale rigidità e fissità, se non si continua a nascere, si smarisce il bandolo dell'esistenza, perché, ecco un'espressione che vi regalo, di Zambrano, vivere deve essere questo, vivere è una continua rinascita. Quindi concludendo, come avete visto, ho cercato veramente nel tempo di cui ho anche abusato, di offrire alcuni elementi decisivi su questo evento fondamentale che è la nascita, che è sia alle nostre spalle, ma caratterizza tutto il percorso della nostra esistenza. Riflettere sulla nascita, meditare su di essa, reinnamorarsi di questo evento. Mi invito a reinnamorarvi di questo evento che ci configura, appare antropologicamente decisivo. Come abbiamo visto, una filosofia della nascita non può che essere relazionale, in quanto distrugge il paradigma di un io autocentrato, autonomo, mai dipendente da nessuno. Noi invece nasciamo in relazione fin dal grembo materno, una relazione intimissima con la madre, e poi, dato che l'essere umano, diversamente da molti animali, nasce sempre prematuro, noi siamo non solo i prematuri biologici, ma tutti siamo prematuri, siamo incapaci di sopravvivere senza l'accudimento materno, siamo incapaci di sopravvivere senza l'accudimento paterno, siamo incapaci di sopravvivere senza l'accudimento dell'insieme delle reti relazionali che ci sorreggono. L'io indipendente è una forma di delirio, è una patologia. Noi siamo nati vincolati. Il cordone ombelicale, la placenta, lo chiarisco. E cerchiamo in tutta la nostra esistenza forme di relazioni appaganti. Quindi non è solo quando saremo anziani o malati che cercheremo di essere accuditi, che saremo famelici di accudimento. L'accudimento e la relazione forte è un bisogno umano permanente, anche se sotto le nostre maschere di presunta autonomia vogliamo nasconderlo. Grazie.